trascorriamo insieme, ecco, passiamo insieme questi giorni, ecco, su un tema che è biblico, che è storico, che ci accompagna, ecco, che è il tema dei poveri e della povertà. Ecco che ho scelto questo tema anche per dare a me stesso, ecco, la possibilità anche di una visione un po' globale, completa, ecco, di questo aspetto dinanzi al quale, ecco, così noi abbiamo davanti sempre il Vangelo delle Beatitudini. Beati i poveri. Questo tema che va affrontato anche, direi proprio, alla luce del segno del tempo, alla luce dei segni dei tempi, questa espressione poi diventata usuale a partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II, ecco proprio il segno del tempo, i segni dei tempi. Ora, la povertà, ma in concreto i poveri, sono un segno del tempo. Ora, questa espressione, segno dei tempi, vuol dire che i tempi sono segni. E dire che i tempi sono segni vuol dire che parlano, sono eloquenti. I fenomeni non sono muti, ma i fenomeni parlano. I fenomeni interpellano, i fenomeni interrogano, domandano ascolto. Sovente la reazione è del non volere ascoltare. Passo oltre, come il sacerdote è il levita dinanzi a quella persona ferita al bordo della strada, passo oltre, e vanno ascoltati per quello che dicono e per il significato ulteriore che rivelano. E per la comunità dei credenti il significato ulteriore è questo: i poveri, la povertà, un fenomeno che parla, che dice qualcosa, è ricco di un ulteriore significato. Sono il segno di un passaggio di Dio nella storia e sono il segno di un piano, il piano di Dio sulla storia. Un Dio presente nel fenomeno, anche se, ecco, non si riduce adesso. Quindi vanno capiti. Ecco, i migranti vanno capiti. Sono un fenomeno, per fare un esempio, sono un fenomeno. Il loro esserci è parola. Questa parola, ripeto, provoca, interpella. E in essi che cosa? Lo Spirito dice, ad esempio, alle chiese. Ora, dinanzi ai segni dei tempi, il problema è come capirli.
Qual è la via da seguire? Innanzitutto la via da non seguire. E qui permettetemi anche reminiscenze storiche. Ciascuno poi ha le proprie esperienze. Ciascuno nella vita ha avuto dei momenti in cui ha vissuto certi fenomeni magari più intensamente, e dove allora ecco il come si affrontavano, ecco, ritorna. Ecco, dinanzi a questi fenomeni, qual è la via da non seguire? La via da non seguire è la via manichea, la via dell'out-out. Se noi stiamo attenti, ecco, a come abbiamo vissuto, anche a partire dal Vaticano II, come abbiamo letto i segni dei tempi. Ecco, io quando ci rifletto, torno indietro, guardo quella storia, ecco, mi rendo conto che il rischio era sempre quello di identificare certe figure e certe figure storiche, identificarle al bene e al male, in nome di un astrattismo dottrinale che non teneva conto della realtà concreta e di tutti i meccanismi inseriti in quei fenomeni. Allora mi ricordo: il capitalismo è male, è l'incarnazione del peccato, il comunismo è male, il divorzio e le unioni civili sono l'introduzione del caos, da un lato. D'altro lato, il socialismo, ho in mente, è la figura della liberazione portata da Cristo. L'emancipazione dei costumi è un capitolo della libertà cristiana. Erano letture manichee. La povertà è una maledizione. La povertà è una benedizione. A destra, una storia senza salvezza. Il mondo è posto sotto il maligno. Ecco. A sinistra, ecco, la storia era già salvezza. Non so se è chiaro. Noi abbiamo vissuto un attimino, non so se mi spiego, è chiaro che si esasperano le cose, ma le cose si esasperano per rendere chiara un'idea, per dire che la lettura manichea della storia non va bene. Ecco, quindi il male da un lato, il bene dall'altro. Da qui poi nascevano anche tutti quei fenomeni, ecco, che poi nascono, per cui anche tutti, ecco, per cui era anche singolare vedere, ad esempio, come tutti i gruppi di pietà, di riferimento allo spirito, erano tutti socialmente e politicamente reazionari e conservatori. Sono dati di fatto. I gruppi aperti erano quelli che poi dicevano: agire è già pregare. Cioè, noi abbiamo vissuto stiamo attenti anche oggi, quindi, ecco, a dire che, ecco, non è questa, ecco, il manicheismo, cioè il dividere la realtà in buona e cattiva, e gli uomini in buoni e in cattivi, alla fine non dà ragione alla verità. Anche perché, sapete, tutte queste cose
sono dentro di noi. Allora, io sono capitalista e socialista, io sono buono e cattivo, ecco, io sono eticamente così e eticamente così. Cioè, basterebbe guardare un attimino la nostra interiorità, ecco, per dire che, ecco, probabilmente, ecco, non si può scindere in questa maniera. Allora la via da seguire è la via del discernimento, non la via manichea, la via del discernimento, il saper distinguere. Ecco perché è la via su cui Papa Bergoglio insiste molto, da buon gesuita, è la via del discernimento. Allora, ecco, proprio discernere i segni dei tempi, questo discernimento che su scala vasta si chiama profezia. Il profeta è colui, e la Chiesa profetica, il profeta è colui che sa discernere in ciò che accade il passaggio del divino e l'orientamento, l'interpellazione del divino. Tant'è vero che il profeta ha poi il coraggio di dire: questa è la via, parola del Signore. Per stare attenti, ecco. Allora ripenso sempre a Samuele 3:1, in cui dice proprio di stare attenti, perché ci sono tempi in cui rara è la parola di Dio e le visioni non sono frequenti. Ecco, comunque, questo saper discernere il passaggio di Dio in questo fenomeno e questo saper discernere ciò che è bene e ciò che è male in tutti i movimenti che approcciano questi problemi. È un'opera di discernimento. Il compito, allora, della comunità credente è, all'interno di tutte le analisi umane, all'interno di tutte le proposte umane, ecco, c'è anche un significato ulteriore che è dato dalla interpellazione di Dio in questi eventi, in questi fenomeni. Ecco, allora, è da qui che si decolla verso la ricerca di questo significato, che è, ecco, la ricerca di, ecco, l'origine di questo significato chiaramente è divino. Che cosa? Lo Spirito dice alle chiese, ma, ecco, la destinazione è umanissima, perché lo Spirito dice alle chiese e all'umanità qualcosa che riguarda l'umanità, non altro. Se c'è una lettura, secondo il discernimento spirituale della storia, non vuol dire che è una lettura fuori della storia, ma vuol dire che sui fenomeni storici viene data una parola che è anche la parola di un Dio che si intromette. Mi intrometto nelle vostre questioni, mi intrometto nei vostri problemi, sono i miei problemi, sono anche mie questioni, e su queste cose ho una parola da dire, su queste cose, una parola che attiene queste cose. Qua non si tratta di fare aggiornamenti, ecco, qua si tratta di sapere se veramente è data alle chiese la possibilità di una parola
che possiamo dire parola di Dio su queste tragiche situazioni umane. Ecco, è gettata nella storia, gettata nella storia. Quindi, che in fondo, la Evangelii Gaudium e la Laudato Si sono una parola alta, per molti versi, di profezia su questa situazione. Li vedremo, questi. A me adesso premeva, ecco, il come leggere questo problema, il che implica, vedete, è importante anche chiarire la chiave di lettura, perché se si voleva fare un'analisi puramente sociologica, allora si andava altrove, ecco. Se si voleva fare un'analisi puramente politica, ecco. Allora qui il tentativo umile, per quanto è dato, è proprio di discernere se c'è una parola altra che porta un significato nuovo a questi problemi che ci riguardano da vicino e che sono problemi umani. Ecco, ora questo discernimento, sarà un corso un po' singolare, questo discernimento è affidato dunque a una parola che si fa trovare nel grembo delle scritture, in tutta la scrittura. Ecco, non in un brano della scrittura, in tutta la scrittura. Che cosa ci dice la parola? Che sui poveri, sulla povertà, cosa ci dice la parola che attraversa tutta la scrittura? Quindi, cosa ci dice questa parola riguardo a Israele, letto alla luce della categoria della povertà e del povero? Cosa ci dice la scrittura a riguardo di Gesù Cristo, il quale legge e fa leggere se stesso alla luce della categoria del povero e della povertà? C'è altra lettura? Cosa dice la scrittura a riguardo della Chiesa, come umanità povera, di poveri, per i poveri, povera, di poveri, per i poveri. Cosa ci dice? Tutto l'insieme. E perché beati? E perché beati? Ed è qui che nasce, ecco, quello che poi, questi libretti che vi lascio qui come consultazione, cui è Paradossi del Vangelo, La Chiesa dei Poveri, bello, di Carmine di Sante, e Per una Chiesa serve povera di Congar. Ed è qui che c'è da risolvere subito una grande aporia, una contraddizione, un qualcosa che ci lascia incerti. Questa questione controversa, ecco, che va, ecco, e noi, quando io leggo nelle beatitudini, beati voi poveri, poi dico, va bene, ma poi vado a guardare per esempio in Luca, i poveri, quelli che incontrano, beati voi ciechi, sempre in Luca, ecco, quello che manda a dire a Giovanni il
Il Battista, ecco, così, beati gli zoppi, i morti, i devastati dentro. Ma che roba è? Non si può, ecco, che roba è? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ecco, beato chi soffre qua giù. Allora noi abbiamo cercato di risolvere il problema dicendo, sì è vero, beati voi che soffrite qua giù, ma starete bene lassù. Io appartengo al genere delle persone che con tutta umiltà dicono, sarà anche vero, ma non è che la cosa mi consoli molto. E questo è sempre in base, perché vostro regno dei cieli, come l'abbiamo interpretato, questo sempre in base poi a quel dualismo che ci portiamo dentro, che è di matrice greca e non ebraica. E questo dualismo, ecco, che è strano alla Bibbia, così. No. E quindi, però, bisogna risolverlo sto problema. Cosa vuol dire? È una contraddizione. Dico beati a chi ragioni per essere beati? Non ne ha. Non ne ha. Va bene. Ma teniamolo lì come domanda. Ecco. E lo stesso, ecco. La stessa l'affermazione Chiesa dei poveri, che c'è a un certo punto, ecco, Giovanni XX III, la Lumen Gentium, la Gaudium et Spes, l'Evangelii Gaudium, ecco. Ma che significa per una Chiesa essere povera? Ma che significa essere di poveri? Ma che significa essere per i poveri? E che ne è di chi povero non è? Sono interrogativi. Gli interrogativi bisogna farli venire tutti a galla. Non bisogna mai aver paura degli interrogativi. Farli venire a galla. Ci sono. Ma che è? Che conseguenze? Perché poi il Vangelo anche dice, quando alla fine tu vuoi essere veramente te stesso, sappi che avrai nei cieli una grande ricompensa. Ma in questa terra ulteriore persecuzione. So se è chiaro. Beati, perseguitati. Allora, domande. Per cui nasce e si ripropone sempre la domanda. Se la povertà sia un bene da custodire o un male da eliminare. Ma si tratta anche di sapere cosa si intende per povertà. Cosa si intende per povertà. Ecco allora queste apparenti contraddizioni che domandano una soluzione. Queste contraddizioni. Questo mondo è vero? Altro mondo, povertà bene, povertà male. Ora possiamo già dare una risposta generale. La risposta generale parte da questo. Ma che cos'è? Questo testo. Cos'è la Bibbia? Ecco, in maniera estremamente così semplice, la Bibbia è un testo scritto che riflette una esperienza vissuta, pensata. L'esperienza
è quella di una domanda elementare. La domanda elementare è questa: la realtà ha un senso, sì o no? Domanda di ieri, di oggi e di domani. Anzi, il nostro tempo si distingue anche per affermare in Occidente con chiarezza che la realtà non ha un senso. Ecco. È l'evolversi di casi. Va bene. La realtà ha un senso o meno? E se la realtà ha un senso, gli si può dare un nome? La scrittura è un testo che risponde: la realtà ha un senso e al senso possiamo dare un nome. Guardate, detto in termini contemporanei così, questo è il problema della salvezza, sapete? Noi parliamo di salvezza, ma salvezza, il problema della salvezza è il problema del senso. La realtà ha un senso o no? Realtà, intendo, quello visibile e quello invisibile. La realtà ha un senso o meno? E se ha un senso, è possibile dargli un nome? Allora, il nome della salvezza, cioè il nome del senso nella Sacra Scrittura si chiama creazione. Quando diciamo creazione, cosa si intende? Nella Scrittura, con la parola creazione, si intende la realtà è un tutto armonico, Dio, uomo creato. La realtà è un tutto armonico. Dio, uomo creato. In un rapporto fra di loro, nella libertà, nella reciprocità, nell'amore. Per cui, ecco il senso della realtà, questo è l'ordine del mondo, e Dio vide che era cosa bella e buona. Questo è l'ordine del mondo, un mondo ordinato come una persona ordinata, secondo la visione biblica, un mondo ordinato, una persona ordinata, secondo la persona biblica, è una persona armonica. E l'armonia comprende l'armonia con il cielo, Dio, l'armonia con l'umanità, l'armonia con la con il creato. Tutto si chiama creazione. L'armonia in un rapporto, ecco, quindi di reciprocità, di libertà, di amore. Ove l'amore è poi anche inteso nel senso della custodia reciproca. Dio è amore perché si prende cura e custodisce l'uomo e il creato. L'uomo è amore perché si prende cura e custodisce Dio, l'uomo e il creato. Il creato è amore perché si prende cura e custodisce ciascuno di noi. Allora ecco che qualcuno può anche guardare quell'albero e dire: sì, è madre che mi nutre, è casa che mi ospita, è libro che mi ammaestra, è medicina che mi guarisce. Sto male, dove vai? Vado nel bosco. Allora questa è l'armonia che si chiama creazione. Ecco,
In questa armonia, che si chiama creazione, secondo questo racconto di senso, che è il testo biblico, in questa armonia, che si chiama creazione, tutto è nell'orizzonte del dono, nulla è nell'orizzonte del possesso. Non so se è chiaro. L'origine, Dio, il Dio dei padri, è il padre di Gesù, poi quell'altro, l'origine è un'origine che amando, chi ama dà vita. È un'origine che amando dà vita. Dona vita all'uomo e al creato. Dona vita. L'uomo è costitutivamente povero. Perché? Perché riceve la vita. È pura recezione. In principio c'è la passività. In principio c'è la recezione. Chi di noi può dire ho chiesto a mio padre e a mia madre di nascere? Hanno fatto tutto senza di noi, ma proprio senza di noi. Noi siamo radicale dipendenza. Ci piaccia o non ci piaccia. Ecco tutti i tentativi di uccidere il padre e la madre, di dire adesso mi faccio da solo, ma ti fai sempre con qualcosa che preesiste. Appunto tutto il tentativo dell'uomo di non volere né padre né madre, sono io Dio. Allora qui è dono. Tutto è nell'orizzonte, tutto nasce da un tu, amore, che decide, per amore e in libertà, di dare vita a creature amate e libere. Ecco allora la povertà ontologica costitutiva. E anche il creato, è creato. Quindi, ecco, per creazione, significa riconoscere il senso della realtà, è questo. La realtà è una unità, un'unità armonica. Dio, uomo, cosmo, in un rapporto, dove vi è un tu che origina. E ove vi sono dei tu originati, chiamati figli e figlie. Ecco, riconoscere che io sono figlio vuol dire che io non sono da me stesso. Questo è l'atto primo di povertà, è la vera povertà. Beati i poveri che sanno questo. So se è chiaro. Ecco allora la creazione. E quindi qui si legge la povertà. La povertà come leggere se stessi come umanità e il creato come passività e come recezione. Sono colui, il mio nome primo è colui che riceve. E chi è il povero? È colui che riceve. Di che ti vanti se tutto hai ricevuto? Paolo, nella prima ai Corinti. Il povero è colui che riceve.
ed è contento. Perché quando uno sa che tutto ha ricevuto per amore e per ridonare con amore, questa è la fonte della gioia. Questa è la fonte della gioia. Il giovane ricco va via triste perché non entra in questa logica. Guardate che Gesù, poi lo vedremo, ci spiazza sempre, ma ci spiazza sempre per portarci in un ordine superiore. Ecco allora, leggere il tema alla luce del senso globale della Bibbia. La creazione suppone che in principio vi sia un atto di donazione e un atto di recezione. C'è un donatore e c'è chi riceve. Questo non è difficile capirlo, ecco. Io poi quando ripenso, e lo dico mille volte, quando poi rivedo mio padre e mia madre, ecco che allora da cui poi nasce anche il ringraziamento, vi ringrazio del dono che mi avete fatto. A un certo punto lo sapete che vi ho anche urlato, ma chi vi ha chiesto di mettermici qui? Poi a un certo punto ringrazio, non so se è chiaro. Ecco. Quindi capire questo e capirci costitutivamente poveri. L'uomo non accetta facilmente questo. Noi siamo tutti malati ed io mi sono fatto da solo. Ma che fai da solo? Così, se di vita eterna ci sarà, o mi è data o dormi tranquillo. So se è chiaro. È l'orizzonte del dono. Mi è data la prima vita. Mi è data la vita eterna. Nell'orizzonte del dono. A noi è chiesto solo sì o no. E lì diventiamo attivi. Ma anche il sì e il no è un dono, il poterlo dire. Sei stato creato libero. Sei stato creato libero. Esercita la tua libertà. Ecco il primo sì, dico sì al dono della vita. E il secondo sì è questo, dico al dono della vita e dico sì al perché tu mi hai messo alla vita, perché io divenga uno strumento di vita. Non so se è chiaro. Ti ho messo al mondo per amore, perché attraverso di te io possa continuare ad amare. Ecco allora questo, la creazione, ecco, questa armonia. Per cui, ecco, io sono una creazione armonica quando dentro di me c'è posto. Per Dio lo canto. Per l'altro lo amo, per il creato lo custodisco. Ditemi se questo non è essere nell'ordine, che non ha nulla a che fare con l'ordine fascista, mi raccomando. Ecco. Essere nell'ordine, nell'armonia, nella creazione. Il dono accolto che impegna. La decreazione. La Bibbia racconta, sto sogno di Dio è stato scalfito. Allora qui è inutile che stiamo a dare le colpe, io non lo so, qui ci si domanda sempre, ma perché, ecco, è colpa di Dio, è colpa del diavolo, è colpa di... Sentite, è colpa... Io alla mia età sono arrivato a concludere, è colpa mia. Sono stanco di dare la colpa agli altri, non so se è chiaro il discorso. Colpa mia, perché? Perché accanto alla mia libertà di essere un custode del senso che mi è stato dato, all'uomo è stato dato un compito, mantieni la vita nel senso.
oltre i consensi e oltre i dissensi. Ma tu non acconsenti mai, ma tu dissenti sempre, sono stanco, è del consenso e del dissenso. Cerchiamo di diventare creature che cercano il senso alla vita. Ecco, no, ecco. Sì, ti è stato dato. Ecco, il tuo compito è conserva l'uomo, ti è stato dato un compito. Conserva e sviluppa il senso dato al vivere. Conserva e sviluppa l'armonia con Dio, l'armonia con l'altro, l'armonia con il creato. Non so se è chiaro. Questa è la tua vita, è una vita che fiorisce. Ecco. A un certo punto il problema è che questo mi è stato dato. E il problema dell'uomo è dire: perché mi è stato dato? Dal mi è stato dato al dire voglio essere io colui che mi ha dato questo. Sarai come Dio. Io sono il datore unico di senso alla mia vita. Non accetto uomo che mi dia un senso, non accetto creato che mi dia un senso, non accetto dei che mi diano un senso. Stabilisco io il senso. E quando il senso lo stabiliscono tre uomini, sono tre sensi diversi, nasce il conflitto. Nasce la lotta, nasce l'inimicizia, nasce l'idea padronale della vita. Sono io il padrone della vita. Io stabilisco quello che è bene per te, quello che è male per te. Dal piccolo nucleo hai il rapporto fra le nazioni. E nasce la decreazione. Il primo a dover essere eliminato è Dio. Perché, ecco, perché è vero che dai un senso buono al vivere, ma è sempre sei un datore di senso. Anche se nella dolcezza, anche se nell'umiltà, anche se nella autenticità, in fondo tu mi impedisci di essere io. Ecco l'ego. L'ego personale, l'ego di gruppo, l'ego di continente. Anche nel nostro linguaggio, tutto il problema, la prima fra le nazioni qual è? Anche nel nostro linguaggio. Ma è la Cina o l'America? Però è tutto il nostro linguaggio, e qual è la prima fra le nazioni? Chi comanda? Chi comanda? Anche nella Chiesa è il problema, chi comanda? Ma Gesù ha solo da fare questo. Dice, tutto il problema era chi era il primo. Allora ecco, adesso le donne vogliono pure il diaconato, insomma, chissà dove si va a finire. Allora lo dico ridendo, io, se sono diventato prete io lo posso diventare anche loro. Non so se è chiaro, è tutto un problema di chi. Ecco, vuol dire che siamo passati dall'orizzonte del dono all'orizzonte del possesso. Che è la causa di tutti i guai. La decreazione, la disarmonia, Dio, uomo, creato. L'uomo non è più il mio fratello, non è più la mia sorella. È il mio lupo come io gli sono lupo. È la mia volpe, mi frega,
come io gli sono volpe. E nascono i problemi del pre-dominio, del dominus che sta sopra agli gli altri. Ecco, l'esemplificazione di tutto questo, al di là delle lotte sociali, è la lotta maschio-femmina nella storia. Che è la, siccome è l'archetipo originale del buon rapporto uomo-donna, ecco, diventa anche il prototipo del conflitto permanente. Ecco. Così nei confronti della natura. È così. Ecco, per cui la natura può essere ridotta a materia grezza che uso a mio uso e consumo, no, ecco, non è più. Ecco. E allora il giardino diventa un rifiuto. Ma ecco la decreazione, leggere. Ecco, quindi lì è nato il ricco. L'uomo ricco di se stesso. La psicanalisi non fa che metterlo in luce tutto mattino, mezzogiorno e sera. L'ipseità, l'egoità, l'ego. L'uomo, persona, gruppo, nazione. Ecco, allora è chiaro che... Allora ecco, la mia nazione, il mio gruppo, la mia religione, la mia casta, ecco, nascono gli io assolutizzati, che sono i fanatismi, che sono i fondamentalismi, che generano decreazione, non più armonia, ma lotta. Dio, uomo, 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 uomo creato. In nome del proprio io assolutizzato e in nome dei valori assolutizzati dall'io. Basta leggere la storia. La terza chiave di lettura, dov'è? È la ricreazione. Dio, mai arreso a questa situazione, ecco che allora nasce tutto, questi detti bellissimi, ecco, Dio che triste guarda sulla terra e non vede uno a cui affidare ancora il senso dato al vivere, e Abramo, errante, rabondo, che gira sulla terra e non vede un Dio che gli dia un senso dato al vivere. Lui cercava un uomo cercava Dio. Ecco l'incontro, che è un'uscita, lo spiazza subito. Vattene da dove? Da dove sei? Vattene. Ti indico io di nuovo il cammino, il paese dove bisogna arrivare. E il paese dove bisogna arrivare è la creazione. E la terra santa è la creazione. Tutte categorie, ecco, no? Vai. Ecco. Dai, rimettiamoci da capo a vedere se è possibile almeno creare oasi di creazione. Se nel deserto della vita ci possono essere oasi umane e personale che continuano il mio senso, dice Dio, il senso dato al vivere. È una vita sensata, è una vita armonica, in pace, nella giustizia, tutti i termini poi, dove il diritto dell'altro è rispettato, una vita armonica e dove puoi prendere la cetra e fare un canto al tuo Dio, dove presso di te non ci deve essere un affamato.
proprio, Teronobio, dove la creazione va custodita e leggila come dono. Allora ecco la creazione. Dio cerca qualcuno che gli dice: accetti l'orizzonte del dono, accetti di essere un mio alleato nel generare un mondo dove veramente i poveri sono i beati, perché non esistono altro che i poveri. So se è chiaro. Di essi è il regno dei cieli. Non esistono altro che, non esistono altro che uomini e donne che sanno che tutto è dono. Secondo, uomini e donne che ringraziano del dono. Terzo, uomini e donne che usano con sobrietà del dono, dell'altro e del creato. Uomini e donne che stanno attenti se qualcuno è carente del dono. Quindi, uomini e donne della condivisione. Oggi ti manca il pane e nel mio piatto. Ciò che è nel tuo piatto, condividilo con chi ne è nel primo. So se è chiaro. Per cui esistono solo dei poveri straordinariamente ricchi in umanità. Questi sono detti beati. Allora domattina vediamo un attimino, prima di vedere tutta la grande esperienza di Israele da questo punto di vista e di Gesù, perché ecco, lì vedremo allora la seconda Corinti, da ricco che era si è fatto povero perché noi diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà. Tutto il tema, ecco, umiliò, cioè proprio se stesso, non puoi, ecco. Allora domattina vediamo un attimino, ecco, per rimanere, ecco, perché beati allora i poveri, e così. Anche la grande aporia, concludiamo ecco questo, anche la grande aporia in questa maniera viene risolta. E dire chiesa dei poveri, la coscienza, la chiesa deve essere nella storia questa coscienza, la custode della coscienza che tutto è dono. È dono. Gratis. Non meritato, che meriti avevo, dovevo ancora nascere, tutto è dono, gratis, non meritato, e tutto è dono che va ringraziato e condiviso nella responsabilità solidale. Quindi la coscienza di essere costitutivamente poveri, perché arricchiti dal dono e arricchenti mediante il donare, il dono. Umanità poi che condivide con i poveri l'alienazione e la crocifissione, perché il Gesù povero sa che c'è una povertà che è alienazione. Quella causata dalla decreazione, quella causata dalla volontà di dominio, di potere, di potenza, di possesso dell'uomo, causa una povertà maledetta. Allora, condividere, ecco questo. E quindi mettersi al fianco dei poveri in vista di una ricreazione, di una nuova umanità, di una nuova umanità. Ecco allora che l'aporia è superata. Si ama la povertà, è sinonimo di dono. Sono felice del dono che mi avete dato, della vita, gratuitamente.
Sono felice del dono che mi avete dato dicendovi, tu realizzi te stesso da amato che ama come sei amato. Sono felice di una vita che mi dice ciò che sei e ciò che hai, condividilo. Beati, beati, felici. Ecco, da un lato. D'altro lato si combatte la povertà, sinonimo di male, di alienazione. E mentre si combatte a vantaggio dei poveri, si è vicino a chi genera con il suo istinto di potenza e di possesso, di chi genera povera e povertà, si è vicini a loro perché Dio non vuole la morte di nessuno, ma vuole che divengano non come il giovane ricco, ma come Zaccheo. C'è salvezza per il ricco se diventa povero di spirito e se capisce che ciò che è e che ciò che ha è per il bene comune. Ecco allora, questo invito alla povertà, che poi è un invito alla libertà, perché ecco, gli amati che amano, che condividono, che non dicono questo è mio possesso, sono in fondo, sono questi figli dello spirito che volano e che fanno un po' volare la vita. Ecco, a questo siamo chiamati. Ecco. Domani allora vedremo Matteo 5,13 domattina e poi entreremo ecco, nei grandi blocchi di Israele, di Cristo e della Chiesa.